primo, secondo, ma terzo, pausa pranzo con chi non vive di solo pane, ma anche di tanti panini. Il nuovo programma di Mediaterronea, dove insieme affronteremo temi sensibili, ma anche un po' scottanti della nostra società. E lo faremo in modo particolarmente innovativo. Infatti non ci limitiamo soltanto a parlarne, ma diamo anche istruzioni di sopravvivenza parlandone insieme a chi, e associandosi e cooperando, ha fatto un po' di necessità virtù. Quest'oggi parleremo dei mille volti del turismo, un tema che quest'anno è abbastanza arduo, considerata sia la crisi sia il fatto che l'estate tarda ad arrivare. Abbiamo qui con noi i nostri mai al mondo, che sono usciti dal web e sono tornati con noi in studio. Ciao ragazzi! Buonasera. Siccome estate fa caldo stare nel web, siamo venuti un po' qui dal fresco con voi. Quindi avete deciso di tornare con noi solo per il caldo? Esatto. Io parlo per me, sì. Lo sai, oramai hai cominciato a conoscerlo un po' ad Alessandro. Quindi che ne pensate del tema di oggi? Secondo voi la Terronia può essere meta di turismo? Certo. La Terronia è bellissima, come fa a non essere meta di turismo? È che noi non... Essendo disoccupati non abbiamo fatto molte vacanze in vita nostra, quindi anche l'introduzione della puntata è stata difficile per noi. Abbiamo dato come al solito piccoli consigli anche per vacanze low cost, Quindi potreste anche fare qualcosa per incentivare il turismo nella nostra Terronia? Vabbè, Alessandro è single, quindi... Venite numerose tedesche, lituane, qualsiasi nazione venite. Vabbè, a parte gli scherzi, la Terronia tutta è un paesaggisticamente stupenda, voglio dire. Poi è selvaggio, Wild Calabria, voglio dire, in particolare, però non c'è dubbio che è una marcia in più per quanto riguarda proprio. Venite in tanti. Vedo che questo argomento vi fa diventare molto seri. Sì. E quindi più in tema forse con la Lezio Magistralis di Elisa Brogni, in attesa di vedere poi cosa i mai al mondo ci hanno preparato per questa puntata. Nel frattempo, Elisa, a te. Grazie. Vedremo insieme quelli che sono i vari aspetti del turismo. Appunto, i mille volti del turismo. Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, il turista è colui che viaggia in paesi diversi dalla sua residenza abituale e al di fuori del proprio ambiente quotidiano, per un periodo di almeno una notte, ma non superiore ad un anno, e il cui scopo abituale sia diverso dall'esercizio di ogni attività remunerata all'interno dello stato visitato. Tutti almeno una volta siamo stati dei turisti, ma tutti conosciamo le diverse tipologie di turismo che si possono praticare? Oggi approfondiremo proprio la conoscenza di alcune di queste, tra cui il turismo responsabile, il turismo sostenibile e il turismo sociale. Il turismo responsabile è un approccio al turismo nato alla fine degli anni Ottanta ed è caratterizzato da una duplice preoccupazione per il luogo in cui ci si reca. La prima preoccupazione riguarda l'ambiente, infatti il turista responsabile deve evitare di danneggiarlo, mentre l'altro fattore di attenzione riguarda le popolazioni che abitano nella località visitata. Il turista responsabile in questo caso deve avere un atteggiamento rispettoso. Solitamente l'espressione viene utilizzata con riferimento al turismo nei paesi in via di sviluppo, dove si concentrano una parte essenziale del patrimonio ambientale del pianeta e spesso anche le popolazioni in difficoltà. Soprattutto in quest'ultimo aspetto, il concetto di ecoturismo si può mettere in relazione con quello di commercio ecosolidale, al fine di integrare politiche di sviluppo sostenibile. Lo stesso concetto è applicabile anche per la difesa dei valori del territorio dei paesi sviluppati, per l'affermarsi di un concetto di turismo che non distrugga le risorse naturali. Alcuni elementi chiave di cui bisogna tener presente sono: rispetto e salvaguardia dell'ambiente e in particolare dell'ecosistema e della biodiversità, con minimizzazione dell'impatto ambientale delle strutture e delle attività legate al turismo; rispetto e salvaguardia della cultura tradizionale delle popolazioni locali; requisito di consenso informato da parte di tali popolazioni sulle attività intraprese a scopo turistico e, dove è possibile, partecipazione attiva delle popolazioni locali nella gestione delle imprese ecoturistiche, ma in ogni caso la condivisione con esse dei benefici socio-economici derivanti dal turismo. Purtroppo nell'ambito del turismo ci sono anche degli aspetti tristi. Uno di questi in particolare è l'abbandono. Non solo l'abbandono degli animali, ma anche e soprattutto l'abbandono degli anziani.
anziani, infatti, è un problema molto rilevante in una società, quella di oggi, che volta ad un continuo e crescente progresso trascura, forse, alcuni aspetti veramente importanti e salienti che riguardano la nostra esistenza. Ai nostri giorni, gli anziani vengono considerati un incomodo, un peso, una forza inattiva non più in grado di produrre qualcosa. Infatti sono tante le coppie che si liberano dei loro genitori, magari depositandoli nel vero senso della parola, in un ospizio e dimenticandoli lì, soprattutto nel periodo estivo, perché sono bisognosi di cure e malattie. È un gesto vergognoso che attesta quanto sia grande in certi figli l'ingratitudine verso i loro genitori. Pensare che gli anziani non servono più a niente solo perché ad un certo punto non sono più in grado di lavorare è uno sbaglio. Essi, con il loro valido contributo d'esperienza, possono aiutare i più giovani, guidandoli nei momenti difficili della vita, aiutandoli ad andare avanti anche quando la realtà è troppo amara e difficile da affrontare, perché anche essi hanno superato tante tempeste nella loro vita. Per quanto riguarda l'abbandono degli animali, ogni anno a fine estate il bollettino degli animali abbandonati conferma la triste realtà di un fenomeno che non cessa di verificarsi. Infatti vediamo che secondo l'Eurispes in Italia nelle case vivono circa 6.900.000 cani e 7.400.000 gatti. Se consideriamo che le ricerche sull'argomento dimostrano che l'80% degli animali abbandonati dopo poco tempo trovano la morte, ci rendiamo conto che ogni anno una percentuale consistente di famiglie che ospitano un animale decidono di abbandonarlo. E infatti, sempre riferendosi ai dati dell'Eurispes, si stima che ogni anno finiscano in strada circa 200.000 gatti e 150.000 cani. Superficialmente, l'abbandono degli animali sembrerebbe essere solo un problema di coscienza e di civiltà verso questi ultimi. In realtà, ogni cane e gatto randagio, soprattutto quelli appena abbandonati e ignari dei pericoli della strada, è un potenziale pericolo per gli automobilisti, tanto da renderli possibili di circa 4.000 incidenti l'anno, per i quali rimangono ferite almeno 400 persone e ne muoiono 20. La prima domanda che chi vuole abbandonare un animale dovrebbe porsi è: non esistono altre alternative all'abbandono? Ovviamente, se ci fosse stata buona volontà, una soluzione si poteva trovare e si può sempre trovare, anche senza arrivare a portare l'animale con sé in vacanza. Innanzitutto, si possono trovare persone che vengono anche a domicilio a curare gli animali di chi va in vacanza, possono essere affidati ad un vicino di casa, possono essere portati in una pensione o semplicemente si può portare con sé il proprio animale. Infatti l'animale è parte della famiglia e merita amore tanto quanto te. Insomma, che la festa nostra non corrisponda ad una disgrazia per gli altri. Ricordando le parole di Roberto Benigni, il Natale è una festa, certamente, ma provate a chiedere ai tacchini cosa ne pensano. Dopo questa introduzione sui vari temi riguardanti il turismo, tristi e naturalmente anche meno tristi, e adesso li affronteremo con i nostri ospiti in studio. No, però io una cosa la devo dire subito, scusami. Mi dispiace perché non hai messo neanche un dato sulle galline, cioè voglio dire... O sugli agnelli pasquali, che pure a Pasqua gli agnelli. Gatti, cani. Primo, secondo, ma terzo, pausa pranzo con chi non vive di solo pane ma anche di tanti panini. Abbiamo visto quanto complesso sia l'argomento odierno e pertanto ci facciamo aiutare subito da un ospite per addentrarci in concetti come quelli illustratici nella Lectio Magistralis di Elisa, quali appunto turismo sostenibile, turismo sociale, che intercettano concetti molto più ampi come quello di pace, solidarietà, conoscenza. E do quindi il benvenuto a Rosa Pupa Sicilia, buonasera. E coordinatrice regionale dell'associazione Servas. Dico io due cose su questa associazione, ma sono sicura che poi tu integrerai e completerai la presentazione. L'associazione Servas nasce nel dopoguerra con l'intento di sviluppare relazioni positive relazioni di pace tra i popoli di tutto il mondo attraverso la reciproca conoscenza e la conoscenza dei propri territori, utilizzando proprio lo strumento dell'ospitalità. Vero, Pupa? Ben detto. Bene. Nasce infatti nel secondo dopoguerra ad opera di un americano che si era posto il problema che
la pace era, bisognava costruirla attraverso relazioni di qualità. Attraverso il viaggio è stata una novità assoluta, tra l'altro dalla possibilità in tempi come questi di viaggiare anche a chi non può, perché il viaggio è lo strumento per formare queste relazioni di qualità. Viaggiare Servas, noi diciamo viaggiare Servas. Cosa vuol dire Servas? Perché allora, Servas è una parola che viene dall'esperanto e significa proprio serviamo, essere al servizio di. E lo spirito essenziale dell'associazione, che è un'associazione non violenta, pacifista, che vuole diffondere proprio questo messaggio di pace universale utilizzando l'ospitalità nelle proprie case e per favorire i viaggi e la conoscenza del mondo, di altri popoli, di altre culture, di altri stili di vita. Infatti viaggiare Servas significa andare ospiti presso i soci. Posso? Io non certo. Ho capito. Cioè, tu vai a fare una vacanza e vai a fare il servo, non l'ho capito. No. Non in quel senso. Ah, no, non in quel senso. Senso. Cioè, nel senso nobile della parola. Ah, no. Ecco, cioè, servire, senso nobile della servire, parola servire. Non è essere servo nel senso feudale del termine. Ah, ok. Essere insomma, utile, diciamo. No, direi io sono cioè, se mi ospita, a tua disposizione. Io ospito Servas. Sì. Apro le porte di casa mia e aprendo le porte di casa mia apro anche la mia mente, perché do l'opportunità a chi viene in casa mia di conoscere, no. Anche se è previsto uno scambio anche di aiuto in questo senso, però chi viene a casa mia viene per conoscere la mia terra, in questo caso la Calabria, e la conosce non andando ospite in una anonima stanza di albergo certo. E sforzandosi di penetrare la realtà attraverso gli strumenti che ha un viaggiatore, un viaggio culturale. Ma venire in casa mia significa condividere la mia vita e imparare a conoscere la Calabria attraverso gli occhi miei che amano la Calabria, che non vedono solo le cose belle, si ragiona anche sugli aspetti problematici, sulle criticità. Bisogna vedere tutto. Ma una cosa è conoscere le criticità della Calabria dai mass media, una cosa è conoscere da me che sono impegnata sul territorio e so quanto è bella anche la Calabria e quante Calabrie esistono. Quindi viaggiare Servas significa conoscere prima il luogo dove vai, conoscerlo meglio, condividere le esperienze della famiglia che ti ospita. Anche se abbiamo dei limiti, non è che venire in casa mia, noi abbiamo per esempio, si va ospiti per 2-3 sere al massimo, salvo se poi intercorrono delle amicizie che poi vanno al di là di Servas, per cui io posso dire al mio ospite di fermarsi di più. Sì, sento. E anche dall'ospite, naturalmente. Dire, c'è una rete su internet. Certo. Cioè, la rete, siamo presenti in tutti i paesi del mondo. In Calabria siamo presenti da pochi anni, però siamo già tanti. Infatti è quasi un invito a nozze, perché siamo famosi per l'ospitalità un po' tutti. Sai, io ho da aggiungere qualcosa a questo proposito. Noi calabresi, siamo una di regionali in genere, ma calabresi in particolare, riteniamo di essere assolutamente aperti all'ospitalità. In realtà noi siamo aperti nei confronti dei parenti e degli amici dei parenti. Quando si tratta di ospitare estranei, siamo un pochino meno aperti e meno disponibili. In Calabria siamo tutti cugini. A me la cosa che dicono, ma in casa mia vengono anche i francesi, vengono gli inglesi, vengono africani, siamo presenti in tutto il mondo. Io per esempio da poco ho ospitato una famiglia ungherese. Lui era in giro per l'Italia meridionale per conferenze, è un chimico dell'università del suo paese, non mi ricordo di quale città, e hanno chiesto ospitalità, era con la moglie e due bambini, hanno chiesto ospitalità ed è diventata un'occasione di crescita per me che li ho ospitati, ma enorme, per me è come se fossi andata in Ungheria a farmi un lungo viaggio attraverso la loro presenza di 3 giorni. E mo è vostro parente. In casa mia. Adesso è il vostro parente. Adesso sì, sono stata invitata ad andare in casa loro, però non è che funziona che tu ospiti me, io ospito te. Io posso andare ospite di qualunque socio mi dà la disponibilità. Io sono incuriosito più che altro, voglio dire, cioè, come funziona? Io mi iscrivo all'associazione, pago una quota...
Sì, cioè una piccola referenza ci deve pure essere, non è che ci mettiamo in casa. Sì, cioè, spieghiamo come l'associazione compie questo filtro, compie questa attività di filtro. Innanzitutto noi che siamo già Servas tendiamo a presentare l'associazione, a farla conoscere, ma non ad invitare di diventare soci prima che l'aspirante socio non sia convinto di quello che va a fare, nel senso che devi essere aperto devi essere disponibile ad aprire la porta di casa tua a estranei, perché inizialmente sono degli estranei che condividono con te un modello di mondo, probabilmente l'idea della pace, l'idea della solidarietà, il piacere del viaggio, della conoscenza, però può essere di una religione diversa dalla mia, può avere un colore di pelle diverso dal mio, al limite può militare anche in partiti diversi dal mio, se io milito in un partito. Anche se è abbastanza difficile che chi è aperto a questa mentalità sia molto diverso da me, è abbastanza difficile. Però può essere una religione diversa dalla mia, e questa potrebbe rappresentare, per esempio, un ostacolo, insomma, questa cosa. Ma non lo è. Così non lo è, perché io sono pronta ad accettare il diverso. Io che apro la porta a chiunque voglia venire socio in casa mia a conoscere la Calabria, io so che può venire un diverso in casa mia, una persona diversa da me, ma per me questo deve rappresentare una ricchezza. Certo. Quindi un aspirante socio deve prima condividere questa cosa. Quando ha condiviso questa cosa, poi ci sono dei filtri. Il coordinatore regionale, in questo caso sono io momentaneamente, perché è un lavoro volontario che dura solamente alcuni anni e poi si passa mano ad altri soci a svolgere questa funzione. Attraverso un incontro, un dialogo, si cerca di spiegare quali sono i fini dell'associazione, si cerca di capire se l'aspirante ha compreso bene quali sono i principi che le sottendono, e poi c'è una persona che fa da presentatore, cioè c'è qualcuno che si prende la responsabilità della tua iscrizione, che... Cioè, se io rubo a casa vostra, ve la prendete con lui, per esempio. No, non funziona così. Può capitare una persona, ma viene subito mandato via. Sì, subito viene normale, segnalato. Viene segnalato e subito non è più socio. Certamente, per esempio, quando qualcuno si iscrive, io ne rispondo se lo conosco. Se non lo conosco, c'è qualche altro che lo conosce. E fa da referente, da assicuratore, diciamo, rispetto a quella persona. Non ci sono altri filtri, se non una conoscenza dei principi e una condivisione dei principi dell'associazione. E bisogna essere anche tolleranti. Se non siete tolleranti, non vi scrivete. Ma tollerante a noi è una parola che già non ci piace. Abbiamo superato tolleranti, perché ci sono anche gli intolleranti, non sapevo qual era il contrario di intolleranti e tolleranti. Bene, allora proviamo a riassumere. Okay. Allora, questa associazione è pacifista. È nata per favorire i rapporti fra i popoli. E ci è riuscita benissimo. Attraverso vedi la sua longevità. Sì, certo. Si è adeguata ai tempi. Infatti, certo. Anche un sito internet dove si possono trovare, certo, delle testimonianze. Chiunque può andare soci. Su Servas Porte Aperte e trovare tutte le informazioni che vuole. Anche andare sulle pagine regionali. Noi abbiamo una bella pagina regionale, molto fitta, perché i soci calabresi si sono dati come obiettivo una cosa importante. Sì, noi aspettiamo tutti i soci che vengono nella nostra terra, andiamo ospiti se ne abbiamo la possibilità, ma la prima cosa che dobbiamo fare è appropriarci delle nostre radici. Per cui noi organizziamo un minimo di 2 incontri annuali e stiamo andando in giro per la Calabria. Abbiamo già, per esempio, abbiamo privilegiato prima i luoghi che non conosciamo e che rappresentano una Calabria particolare, le minoranze linguistiche, le minoranze religiose. Noi siamo andati prima in zona Arbrescia, nei primi di giugno siamo andati in zona Grecanica. Siamo ricchi di questi. In Calabria, voglio dire. Noi da dove veniamo qua? Da Castrovilla, nel circondario è tutto Brescia. Noi sappiamo solo le parolacce, infatti, in Brescia, parliamo chiaro, però per cambiare. È vero che invece i giovani, i figli dei soci Servas, ma anche i giovani soci, possono usufruire di opportunità di scambi culturali che durano anche di più della tradizionale. Sì.
durata del viaggio serve? Noi normalmente ospitiamo per 2-3 sere, come abbiamo detto, poi in realtà il viaggiatore cambia socio, va in un'altra. È anche per dare l'opportunità di conoscere altri soci, altri luoghi, perché per conoscere Cosenza 3 giorni bastano, poi con l'aiuto di chi ospita veramente si fa prima. Per i giovani c'è un impegno preso a livello internazionale che sta dando buoni frutti. In Italia è già l'ha sperimentato sia il Piemonte che la Puglia, e noi come Regione Calabria abbiamo già dato la disponibilità di ospitare giovani dai 18 ai 30 anni che vogliono andare in altri paesi ad imparare la lingua e restare un mese ospite di quel paese. Per esempio, 4 famiglie calabresi, tra cui la mia, hanno dato la disponibilità di ospitare un giovane per una settimana. Dopo la settimana passa ad un'altra famiglia Servas e io, durante la permanenza presso la mia famiglia, mi impegno a seguirlo nell'apprendimento della lingua. Abbiamo dei materiali che ci scambiamo tra soci per... Mi impegno a far conoscere il territorio, a far conoscere altri giovani per condividere serate insieme. Dopodiché noi soci che ospitiamo ci diamo, ci organizziamo il mese e il passaggio da una famiglia all'altra. Naturalmente, tutto gratuito, naturalmente si deve portare un po' di argent de poche per i bisogni personali e il viaggio. Per il resto è un modo di viaggiare anche per chi non può viaggiare in questo momento, condividendo quello che fa la famiglia, nel senso che io non mi devo preoccupare che ho l'ospite e devo fare dei pranzi eccezionali perché ho l'ospite. Quello che c'è se mai. Basta anche un panino. Sì, allora io sono con il mio solito pane e pomodoro che sapete adoro. Secondo me sono la stessa. Questa è una ciabatta, non è una pizza. Questa invece è la classica panina col prosciutto, non lo so chi è che la vuole. Io per panino intendo solo una cosa che per me è sacro. Odorare, prego. Mortadella. Sì. Per me dire panino significa dire panino vuoto. Avete un nuovo socio. E mortadella tagliata sottile. La panina, non c'è primavera, estate, proprio. Non c'è niente. Pronti per la prova costume? Insomma, io sono un po' teso. Vai prima tu. Che ti preoccupi? Vai prima tu. Vado prima io. Bene, torniamo in studio con gli ospiti di primo, secondo, ma terzo, pausa pranzo con chi non vive di solo pane, ma anche di tanti panini, e siamo in compagnia degli ospiti molto interessanti che sono la rappresentante dell'IPD di Cosenza, Roberta Canonaco. Buonasera Roberta. Buonasera. E la rappresentante di un'associazione del Tirreno Cosentino di Fuscaldo per l'esattezza, Stella Marconi, che rappresenta l'associazione Mamme Indispensabili. Buonasera. Insieme a loro delle altre persone che presenteremo successivamente, perché insieme parleremo appunto di un'esperienza di turismo sociale, ma che forse è anche qualcosa in più, che si svolgerà durante l'estate 2014 sul territorio europeo, e in particolare di uno scambio culturale che avverrà in Lituania, voluto e organizzato da una rete di associazioni. Chiediamo subito a Stella come è nata questa esperienza e che cosa vi aspettate da questa esperienza. Allora, diciamo che il progetto è stato portato avanti dal CSV di Cosenza insieme anche agli altri CSV della regione Emilia-Romagna
e quindi hanno coinvolto più associazioni sul territorio cosentino e hanno poi selezionato anche i ragazzi delle varie associazioni. Quindi noi siamo stati scelti come associazione Mamme Indispensabili a partecipare a questo progetto e insieme alla IPD partirà questo primo gruppo di questi 5 ragazzi proprio per fare questa esperienza che è un tirocinio formativo in Lituania. Sarà un'esperienza sicuramente bellissima sia per i ragazzi che per noi accompagnatori e appunto io come presidente della mia associazione sono stata scelta come accompagnatrice per fare questo percorso insieme ai ragazzi. Bene, e l'IPD è molto attiva sul territorio, la conosciamo già, abbiamo avuto modo di eseguire le sue attività, è la prima volta che si cimenta in un rapporto, in un progetto, un'attività proprio transnazionale, internazionale? No, per la verità noi come PD abbiamo partecipato anche ad altri progetti che partivano proprio dall'IPD nazionale, quindi i nostri ragazzi proprio recentemente, prima di Pasqua, sono partiti, hanno fatto un'esperienza, due ragazze che si erano appena diplomate sono state in Spagna con l'operatrice che è presente qui in studio, che è stata anche un'esperienza, una prima esperienza, ma soprattutto con altri ragazzi, e questa cosa è risultata non solo per l'operatrice ma anche per i ragazzi un'esperienza indimenticabile. Questo progetto che invece parte dal CSV sicuramente ci dà un'ulteriore opportunità dove vengono coinvolti più ragazzi della nostra sezione, sicuramente è un lavoro di rete che ci consente di crescere, perché noi come IPT facciamo già dei percorsi di autonomia che terminano annualmente con un viaggio fuori di casa che fanno i nostri ragazzi proprio per dare dargli la capacità di gestirsi da solo. Questo chiaramente è una cosa un po' più complessa perché si va in un paese straniero, però anche qui siamo oramai consapevoli che ce la potranno fare. Vogliamo ricordare che cosa vuol dire IPD? Associazione Italiana Persone Down. Noi siamo un'associazione che siamo presenti su questo territorio da 18 anni e siamo tutti famiglie che hanno una persona con sindrome di Down, un figlio, un fratello in casa. E nel tempo siamo molto cresciuti come associazione insieme ai nostri ragazzi, sì, che adesso sono molti sono in età adulta, quindi comunque ci stiamo attrezzando proprio per fare in modo che ci sia autonomia sociale, partendo sempre da un discorso che è ricreativo, però puntiamo a far sì che raggiungano un'autonomia sociale e con la speranza anche di un'autonomia lavorativa, che questo è un po' più difficile per il nostro territorio, però. Ma non impossibile. No, assolutamente, ci stiamo provando. Mamme Indispensabili è invece un'associazione locale o è anch'essa un'articolazione di un'associazione nazionale? No, è locale, io ho fatto parte anche di altre realtà come l'ANFAS, il presidente dell'ANFAS per 10 anni, però adesso è una Mamme Indispensabili, è locale a Fuscaldo e noi ci occupiamo della tutela dei diritti delle persone con disabilità. E con la nostra associazione organizziamo anche eventi, manifestazioni e quant'altro proprio per dare un'importanza alla nostra associazione, a quello che facciamo, e soprattutto puntiamo sulla socializzazione e sull'integrazione delle persone con disabilità, perché è fondamentale, perché se i ragazzi non socializzano e non sono integrati nel contesto sociale e anche lavorativo, che è difficile come diceva Roberta, e poi vengono sempre penalizzati e lasciati così senza niente alla fine. Bene, e infatti entrambe le parti in causa di questo percorso, certo, hanno bisogno di socializzare
le une con le altre. Io per cavalleria, Mattia, intervisterei prima Elvira Lanzillotta, che è una socia dell'associazione Mamme Indispensabili di Foscaldo e che è una delle fortunate che parteciperà a questo viaggio studio, a questa vacanza studio. Tu come la definiresti? Cos'è per te? Beh, sono contenta, piace andare, ma... Conosci il programma, sai cosa farete una volta lì? Quali sono le attività che svolgerete? Mi piace fare inglese, mm-hmm. Mi piace francese. E anche, quindi le lingue straniere ti interessano e questa è sicuramente un'occasione per poterle... approfondire. Sì. Maria di Lecce, una operatrice dell'IPD di Cosenza, che sarà un'altra fortunata accompagnatrice di questo viaggio in Lituania. E tu cosa ti aspetti da questa esperienza? Avendo già viaggiato, quindi essendo stata già a Barcellona, comunque ho visto e mi sono resa conto delle cose che ho acquisito, anche della conoscenza in più che ho avuto con i ragazzi, perché è un momento in cui siamo più vicini e riusciamo a conoscerci di più. Io penso che sicuramente per loro sarà un'esperienza bellissima, perché oltre a socializzare comunque con persone straniere, con ragazzi stranieri, impareranno anche un'altra lingua, perché in un qualche modo comunque qualcosa impareranno, siccome lì c'erano attività di teatro, corsi di inglese, sicuramente sarà un'esperienza interessante e si divertiranno tantissimo. Oltre a questo si formeranno anche. Com'è iniziata per te questa collaborazione con IPD? Io ho iniziato con il servizio civile 3 anni fa più o meno, e poi, ma davvero per caso, perché non mi aspettavo che mi chiamassero. Poi comunque, conoscendo i ragazzi e vedendo le esperienze che fanno, mi sono appassionata a loro. E quando poi la presidente Roberta mi ha chiesto di continuare a collaborare con loro, ho accettato subito, perché comunque è un modo per i ragazzi davvero di essere autonomi, perché i percorsi che facciamo durante l'anno li rendono autonomi in base poi alle capacità che hanno, magari a prendere il pullman da soli, già a pagare da soli. E poi le esperienze che si fanno poi a fine anno, come il weekend e la vacanza, sono dei modi per cercare di per arrivare a un punto, per vedere che cosa che abbiamo fatto durante l'anno. E poi il viaggio in Lituania, come è stato anche in Barcellona, è un modo ancora migliore di vedere i ragazzi davvero sul campo. Bene, quindi Maria, possiamo dire che è proprio una dimostrazione di come un atteggiamento solidale può poi trasformarsi anche in un percorso di vita e di lavoro interessante e significativo. Mattia, che sei stato seduto cavallerescamente sul bracciolo del divano, allora tu sei contento di partire per questo viaggio? Sì. E che cosa ti aspetti? Cosa del programma che hai visto, che io pure ho visto, molto ricco, molto interessante, che cosa ti interessa di più? Cosa ti piace di più delle cose che farete? Cosa ti piace fare con i tuoi compagni dell'associazione? Notazione. Ti piace proprio stare insieme? Stare insieme a loro? Insieme a loro. Mm-hmm. Io voglio fare un'ultima domanda alle signore di Mamme Indispensabili dell'IPD. Ogni tanto lo saltate qualche pasto per impegnarvi nelle vostre associazioni? Sempre. Fa anche bene alla salute. Non tanto per questo, voglio far riuscire ad andare al mare un po', sì, infatti, un po' meno pesanti. Siamo anche in tema di prova costume, la frugalità nei pasti, insomma, il panino. Allora chiedo a queste signore, ma anche ad Elvira, a Maria, se vogliono partecipare ad un rituale che noi durante questa trasmissione condividiamo sempre con gli ospiti, che è quello proprio della paninoterapia. Avete portato con voi un panino? Io sì. Bene, allora io vi offro un tavolino, anch'esso molto spartano e frugale. Il mio panino lo condivido volentieri perché è molto estivo, molto fresco. Tu, Roberta, che panino hai portato? Col prosciutto, proprio il panino sanizio.
da merenda pomeridiana estiva. Io invece è proprio un piccolo panino, ma sostenibile, proprio conciliabile col periodo estivo, con la prova costume. Io adoro il pane e il pomodoro. Piace a te. E allora dai, facciamo così, questa si disseca anche. E io mi prendo un mi sa che mi conviene in Lituania portarlo qualche panino, perché a me piace per esempio provare le cucine internazionali, però a molta gente poi non piace, non si adatta, e allora il panino può risolvere. Prego, vogliamo dire a tutti buone vacanze? Sì. Buone vacanze! Buone vacanze! Mamma che caldo! Che caldo e che noia! Tu ne hai soldi? No! La macchina? Manco! Benzina, niente! Ce ne devo fare un bagno! Andiamo! Bravo. L'unica cosa! Bravo. Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare, è colpa del mare, del cielo e del mare, sento che sto lasciandomi andare, questo sole che cosa può fare, io non ci credevo ma posso sognare. Rieccoci in studio, siamo con Mario Buono, un giovane ragazzo di 27 anni che, mettendosi al passo con la tecnologia, ha fatto un'invenzione molto molto utile, di cui ci parlerà direttamente lui. Allora Mario, cosa hai inventato? Allora, si tratta di un'applicazione per smartphone, una cosiddetta app, al momento disponibile per Android e iOS. È un'applicazione che riguarda le guardie mediche. E come tutti sappiamo, la guardia medica è un medico a tutti gli effetti che lavora negli orari notturni e nei giorni festivi ed è presente su tutto il territorio nazionale. Questa applicazione consente all'utente, una volta scaricata gratuitamente, consente all'utente di interagire con la guardia medica, quindi di contattare la guardia medica più vicina o di raggiungerla tramite un sistema di navigazione. E, ripeto, è un'applicazione nazionale, quindi copre dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, è un servizio utile all'utente in primo luogo, perché spesso quando ci troviamo al di fuori del nostro contesto residenziale c'è una seria difficoltà a rintracciare la guardia medica più vicina. Appunto, l'idea è nata perché è un'esigenza che ho sentito io la scorsa estate, quindi avevo bisogno di contattare una guardia medica, mi trovavo fuori dalla Calabria e quindi cercavo una soluzione a questa cosa, cercavo sul market per vedere se ci fosse un'applicazione che riguardasse la guardia medica, cercavo su Google e non riuscivo a trovare tutte le guardie mediche. Addirittura poi la guardia medica era posizionata in un punto dove con la macchina non si poteva arrivare, quindi era veramente difficile. Diciamo. Spero di non usarla mai comunque. La tua ovviamente app, anche noi ci auguriamo che è un'applicazione che ci auguriamo che si possa utilizzare il meno possibile, però un'applicazione che tra l'altro pesa 1,7 mega, quindi non occupa memoria sul telefono, e in qualsiasi momento può essere utile, quindi nel momento del bisogno può essere utile, penso sia veramente uno strumento che tutti dovrebbero avere sul telefono. Noi di solito, guarda, quando qualcuno di noi si fa male giriamo subito un video, perché cioè, invece di chiamare, questo sarà un attimo. Ma c'è un'app per prendere i giri i carabinieri, tipo adesso quando c'è 113. Invece di solito sai cosa succede? Quando abbiamo un problema o comunque ci rendiamo conto che abbiamo dei sintomi di una patologia poco grave, o andiamo al pronto soccorso, quindi andiamo al pronto soccorso, intasiamo il pronto soccorso, stiamo 5-6 ore al pronto soccorso per poi farci dire
prenditi un antinfiammatorio o un antidolorifico. Fatti una lastra. Magari ci sono piccola. Magari ci sono persone, magari codici rossi che aspettano il loro turno, quindi qui arrivo anche a parlare dei beneficiari di questo servizio, che sono gli utenti in primo luogo. Poi è appunto il sistema sanitario nazionale, perché immaginate se una notte su 10 pazienti, 7 sono codici bianchi. Immaginate se 2, 3 codici bianchi si rivolgessero alla guardia medica, sarebbe un servizio più diciamo istantaneo per gli altri pazienti, sarebbe un risparmio per la sanità italiana, perché ogni codice bianco ha un costo, anche se di questi tempi noi stiamo anche sentendo di cotte e di crude. E poi un'altra parola sui medici di base va detta, perché soprattutto magari nei piccoli paesi dove il medico di base poi ormai diventa un amico di famiglia, alle 2-3 di notte, è capitato anche a me, telefoniamo a casa quando il dottore sta dormendo, quindi in realtà ci dovrebbe dire lui, con gentilezza ci dovrebbe dire chiama la guardia medica. Ma molto gentile risponde. Quindi quando dalla prossima volta si va al pronto soccorso, diranno direttamente loro scaricati l'app. Ma me lo auguro, questo è il nostro obiettivo. E metti caso uno fa un incidente per tutto e due alle mani, come l'avrei scaricato l'app? Beh, non c'hai il tempo in questo caso di condurre. Speriamo di non farlo da solo, dice. Anche c'è una cosa da dire: noi l'abbiamo realizzata in modo tale che possa essere il più istantanea possibile, perché nel momento dell'emergenza c'è poco da fare, quindi bisogna cercare, c'è la possibilità di cercare tramite una ricerca vera e propria, quindi inserendo il comune. Ma mettiamo il caso che siamo in una zona che non conosciamo, c'è un tasto che cerca intorno a te, che ci dà un risultato, che sono le 10 guardie mediche più vicine in ordine di distanza. Perfetto. Quindi è aggiornata, abbiamo dei numeri anche molto importanti. Questo, scusa Mario, per realizzarlo hai fatto una ricerca... nel senso, questi numeri della guardia medica, voglio dire. Sì, la guardia medica sta. Allora, è nata questa idea. Ovviamente ci ho pensato un po'. E poi mi sono detto, come trovo tutte le guardie mediche d'Italia? E quello è stato 2-3 mesi di lavoro, ovviamente tramite i nostri canali. Sì, abbiamo contattato le ASL, abbiamo contattato i comuni, quindi siamo riusciti in 3-4 mesi ad avere un database completo dove sono inserite tutte le guardie mediche. Ovviamente sono in continuo aggiornamento, quindi ci sono quelle turistiche, poi a settembre non ci sono più, vanno inserite le nuove, cambiano i numeri di telefono, le vie. Noi cerchiamo, pur essendo autofinanziata, noi cerchiamo di tenerla aggiornata il più possibile. Quindi quando li farete aggiornamenti? Diciamo che una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo ne facciamo. Ma questa è un'app che è nata comunque da pochi mesi. Sì, siamo sugli store da circa 3 mesi e in circa 3 mesi 8.000 utenti tra iOS e Android l'hanno scaricata. Però il dato secondo me più importante è che in circa siamo quasi a 2.000 comuni italiani in cui è già stata utilizzata almeno una volta. Ovviamente ci sono i comuni più grandi come Milano, Roma, dove è stata utilizzata già 200 volte, 300 volte. Poi noi ci rendiamo conto anche in base alla richiesta che abbiamo, monitoriamo le zone in cui ci sono più richieste e quindi ovviamente cerchiamo di mantenerle più aggiornate possibile. D'estate monitoriamo le zone turistiche, quindi cerchiamo di mantenerle le più aggiornate possibili. A livello professionale, dove ti ha portato la creazione di quest'app? Beh, diciamo che noi abbiamo avuto dei contatti con alcune testate giornalistiche, addirittura il Corriere della Sera ci ha contattato per realizzare un articolo sull'inserto economia, e siamo usciti in prima pagina sul quotidiano della Calabria,
Ovviamente questa è una questione d'orgoglio perché al momento noi diciamo che è un progetto che potrebbe anche diventare a dire il vero un progetto imprenditoriale raggiungendo dei numeri importanti, ma infatti scaricatelo perché infatti, prevenire è meglio che scaricarlo. Infatti noi qui abbiamo la pagina del Corriere Economia il cui titolo è proprio l'app cerca medico, è un'idea nata in Calabria. Questo non fa altro che portare onore alla nostra Terronia. Un'altra grande soddisfazione è quella, praticamente alcuni blog importanti, ovviamente iOS ha i suoi blog, Android ha i suoi blog, alcuni blog anche importanti hanno parlato dell'app, ma non si sono limitati a dire è nata un'app che ti permette di trovare la guardia medica, no, hanno personalizzato loro le loro recensioni. E addirittura a alcuni blog, adesso cito un blog di Android che ha detto è uno strumento indispensabile per chi viaggia. Chi viaggia per lavoro, chi viaggia con bambini, chi viaggia per vacanze. Comunque quindi, nella redazione non c'erano parenti tuoi, amici, quindi... No, è una passione. Addirittura qualcuno mi ha anche chiesto, ma per il Corriere della Sera hai pagato? Però c'è il Corriere della Sera, ho detto, ma per fortuna, dopo tutte le spese che abbiamo avuto... Scaricati l'automia, così per fortuna no. Però diciamo che sono siamo veramente orgogliosi di questo lavoro. Poi ovviamente c'è uno staff che lavora dietro a questa applicazione. In quanti siete? Quindi, siamo più o meno in 6-7 al momento e c'è chi si occupa dell'ufficio stampa, quindi prende i contatti con le testate, organizza gli eventi, eccetera. C'è chi si occupa della grafica. C'è chi si occupa degli aggiornamenti veri e propri, quindi ovviamente noi dobbiamo monitorare anche quelli che possono essere le anomalie su determinati telefoni che al momento per fortuna ce ne saranno state due in 3 mesi, quindi diciamo che è molto stabile anche come sistema. Complimenti, Mario, noi ti ringraziamo, appunto ti facciamo i complimenti. Grazie. Invitiamo tutti coloro che ci stanno guardando a scaricare questa applicazione perché naturalmente è molto utile in ogni momento, ci auguriamo che non serva. Cioè non fate come noi che invece di cioè noi siamo scaramantici e non la scarichiamo, alle nostre nonne le faremo scaricare. Bravo. Spero di non doverlo usare. No. Nel momento in cui la usiamo, intanto la scarica. Anche io mi auguro. Poi se non funziona e siete in punto, le ultime parole sono a te. Maledetto Mario. Grazie. E allora noi salutiamo Mario, ti diamo i nostri migliori auguri a te. Grazie. E alla tua troupe, diciamo. Grazie per l'invito. E noi vediamo il prossimo video dei Mai al Mondo che è sull'abbandono. Dai ragazzi, non l'abbandoniamo, però io mi ce l'ho affezionato. Non hai capito, l'hotel dobbiamo partire, non ce la fa stare. Ho capito, non lo so, ci parliamo, vediamo. No. Fra, va abbandonato, basta, va abbandonato, basta. Dai, qua va mi bene. Ok. Non devi più parlare, basta, va lasciato. Purtroppo, ci dispiace a tutti quanti, ma... abbandonare. Purtroppo, dai, vai, andiamo. Io però non sono convinto. Andava a me dispiace. Quel che fatto è fatto, oramai, è una cosa brutta, ma quel che fatto è fatto, andiamo. Ho capito, però. Fidati, andava fatto. Didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality. Bene, dopo aver condiviso l'ansia da abbandono dei Mai al Mondo,
torniamo in studio per parlare di come non abbandonare un territorio, anzi di come valorizzarlo insieme alle rappresentanti di una nuova realtà che si affaccia nel mondo associazionistico, che si chiama Associazione Trick Track. Buonasera Lucia. Buonasera. Lucia Parise, la presidente dell'associazione, e Antonella Bevilacqua, un'altra socia. L'associazione Trick Track nasce però da una serie di precedenti esperienze associazionistiche che hanno come obiettivo proprio la valorizzazione del territorio, la tutela ambientale, il turismo ambientale, e che già tanto ha espresso per la propria terra. Lucia, come mai avete pensato a questa nuova esperienza e perché questo nome, Trick Track? Allora, il nome, perché noi siamo partite da un'esperienza di bachi sericoltura. Abbiamo fatto il primo corso in Italia di filandaie moderne. Ognuna con precedenti esperienze lavorative, per esempio Antonella lavorava in fabbrica, era operaia, io sono un avvocato regolarmente iscritta, quindi la nostra associazione è composta da una storica, giornalista, è composta da un arte terapeuta, ci sono delle competenze diversissime fra di loro. E siamo partite da questa esperienza della bacca sericoltura. A un certo punto, cercando un po' il nome, abbiamo visto c'era una poesia del Padula che ripeteva il rumore della navetta che faceva trick track proprio in dialetto. Allora, scherzandoci un po' sopra, dando anche alle persone che ci ascoltavano un po' la libertà di interpretare questo suono, questo nome in maniera diversa. Qualcuno ha detto: ma siete i trick track? Infatti, quelli che fanno perché lavorano solo a Capodanno. Speriamo di fare anche questo tipo di fare. Perché avete fatto il botto. E allora abbiamo un po' scherzosamente preso un po' questa poesia di Vincenzo Padula, che ci piaceva il nostro poeta Acrese, e poi anche questo fatto di giocare un po' con questo nome. È nata questa associazione. Siamo quasi tutte donne, siamo sette donne e un solo uomo. Scelta, voglio dire. Per scelta, sì. Siete delle femministe? No. Sì, quasi. Anche, però non nel termine di femminismo-ismo, come tutti gli ismi in maniera... Siamo delle femministe, però abbiamo superato, o meglio, speriamo di superare la differenza di genere. Io spero di andare oltre il femminismo, nel senso di di fare in modo che la nostra società sia a livello proprio di uguaglianza, che non si parli più di differenza di genere, sia talmente... Infatti abbiamo quest'unica figura maschile, che è la nostra guida ambientale escursionistica, che ci riallaccia al territorio e ci fa conoscere dal punto di vista naturalistico. Diciamo, ci riporta un po'... È un povero martire o sì, un fortunato, un povero martire. Facciamo lavorare. La fortuna ha sempre il rovescio della medaglia. È normale. Antonella, la vostra associazione è localizzata nelle Serre Cosentine, a Mendicino in particolare. Ecco, rispetto a questo territorio, voi cosa volete apportare? Quali sono i cambiamenti che vi aspettate con la vostra attività e anche quali sono proprio le iniziative in calendario? Le iniziative sono già, diciamo, abbiamo già fatto un calendario, siamo partiti innanzitutto da una serie di escursioni, e qualcuna l'abbiamo già fatta e ne abbiamo in programma altre a partire da domenica. Quindi portiamo i ragazzi, anche i bambini li portiamo su in montagna, li facciamo, c'è Francesco veramente che è quello che si occupa di questo, noi lo accompagniamo e piacevolmente siamo con lui, perché almeno per me è la prima esperienza che faccio per quanto riguarda le escursioni in montagna. Fino ad oggi non ne avevo mai fatto, devo dire che è una cosa bellissima. Ti mandate quindi la mattina presto? Sì. Sì, a secondo potete venire tranquillamente, perché siamo in catena costiera a 10 km da Cosenza. Abbiamo questa fortuna, perché viviamo in un paese che è Mendicino, che è tra la collina, la montagna e il mare. Quindi se venite da noi vi facciamo stare in collina, c'è il vino, c'è il fiume, salite su in montagna in 10-15 minuti anche di meno, dopodiché potete scendere sul mare, sulla costa tirrenica, e potete fare tutto questo in una giornata. Poi ve ne potete andare sull'autostrada, sulla 3, e chiedere un passaggio. Quindi
cioè, questi, ci sono queste situazioni. Probabilmente se viene il buono il passaggio poi ce lo danno i carabinieri. L'unico uomo mi sa che se ne viene con noi, datemi via. No, bene, effettivamente leggevo sulla stampa nazionale e anche su alcuni siti che per l'estate 2014 la Calabria risulta proprio la regione con più economica, ecco, più raccomandata per chi voglia fare delle vacanze economiche, e però da quello che stiamo sentendo anche interessanti, belle, perché appunto la provincia di Cosenza per esempio è la provincia dei due parchi e dei due mari, ci sono località come Mendicino di cui tu parlavi, da dove in una stessa giornata si può passare dalla collina alla montagna. Sì, perché... E per fortuna è un territorio che è rimasto intatto, non abbiamo avuto nessun tipo di industrializzazione. Molto selvaggio, forse sì, anche molto troppo. Wilderness. Se vai su Monte Cocuzzo, sulla cima di Monte Cocuzzo, puoi osservare un paesaggio veramente intatto. E c'è un panorama stupendo, si può vedere anche Stromboli in lontananza. Il tutto senza fare questi grandi viaggi, c'è gente che se ne va in Trentino per esempio, sì, va in montagna, sì, oppure in Abruzzo, o in Abruzzo. Dire. È una situazione veramente, veramente nuova. E anche lungo il paese si può scoprire il centro storico, ci sono dei luoghi molto caratteristici. La gente che abita lì ha conservato ancora la sincerità, l'immediatezza nei rapporti, e noi vogliamo proprio come associazione vogliamo riscoprire tutto questo, tant'è che stiamo già lavorando su un archivio storico mendicinese, abbiamo già una serie di documenti, abbiamo raccolto fotografie molto antiche, vorremmo proprio conservare la memoria per fare in modo che di avere quel senso di appartenenza alla propria terra che spesso noi calabresi non abbiamo, perché denigriamo, andiamo fuori, tutto quello che troviamo fuori ci piace e tutto quello che abbiamo noi in casa spesso lo disprezziamo, e invece non è così, perché bisogna vederlo anche con occhi diversi. E poi vogliamo intercettare proprio questo tipo di turista, e l'abbiamo già qualcuno che ama questi posti, che è stanco di vedere i posti turistici, i soliti posti insomma gettonati, che però vuole stare tranquillo, vuole appunto vivere questa wilderness, questa selvatichezza del territorio. Però gli possiamo dare tutti i servizi di un paese moderno, nel senso che abbiamo delle case antiche però accoglienti, ristrutturate secondo un metodo antico e anche con la tecnologia, cioè esatto. Abbiamo australiani che si collegano su internet, cioè, insomma viaggiano comunque, americani, statunitensi. Ma possono salutare il mondo da domani, senz'altro. Ma è una vacanza che si può fare tutto l'anno o in determinati periodi? Tutto l'anno. Tutto l'anno, perché d'inverno un po' capitare. Con variazioni di prezzi o il prezzo? No, il prezzo è sempre uguale, sì, sempre uguale. Manteniamo, abbiamo proprio deciso di mantenere questa politica dei prezzi bassi, perché sì, non vogliamo, stiamo recuperando una serie di strutture, perché noi come estrazione sociale siamo anche figli di contadini operai che lavorano la terra, hanno lavorato la terra e forse hanno anche lottato per avere questo tipo di terre. E quindi abbiamo visto queste terre abbandonate, e facendo un tipo di professioni che oggi non pagano, non sono professioni che comunque rientrano, diciamo, non danno reddito, ci siamo riappropriati di questo territorio e l'abbiamo recuperato. Stiamo facendo una vera e propria opera di land recycling sul territorio, sulle case, e sugli orti. Infatti vogliamo fare un discorso anche di orti collettivi, laboratori con le scuole, appunto questa diversità di competenze. Abbiamo ripreso la vecchia tradizione del telaio con Antonella e le due sorelle che sono esperte artigiane. Abbiamo Teresa Grano, che è questa storica, abbiamo Alessia Battaglia. Io voglio nominare i nomi delle singole socie perché sono veramente persone eccezionali, e c'è questo connubio, questa interazione bellissima fra di noi, per cui stiamo facendo lavori pratici, stiamo facendo proprio muratori, operai, contadini, e lavori teorici di progettazione, per cui passiamo dalla scrivania alla zappa, ed è una cosa veramente... da fare, perché passa tutto lo stress, vi assicuro che non avete più sfogate. Esatto, con la zappa. Cioè, mi sembra proprio la nascita anche di un borgo interessante per gli scambi culturali, per ospitare studenti stranieri, sì, che stranieri, perché... vogliono venire anche a conoscere proprio queste tradizioni della seta, della ristrutturazione delle case in pietra. Sì, infatti specialmente con la nuova amministrazione comunale abbiamo un sindaco giovanissimo che ci appoggia in queste cose che stiamo facendo, cioè ci sono già dei progetti sugli immigrati, su
persone che arrivano, quindi che vengono ospitate, e speriamo di recuperare anche le vecchie case in questo modo e di dare di nuovo vita al centro storico. Sì, perché B&B di Terese su Facebook, penso sia... La Casa Torre? Sì, 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 è il nostro. Sì. Infatti questa vostra attività ha dato anche l'input alla nascita di molte strutture... E come bed and breakfast, strutture legate al turismo sostenibile. Sì, e beh, emigranti che vengono a recuperare di nuovo le loro vecchie case perché hanno bisogno di un appoggio, vogliono magari stare, sono in pensione, vogliono stare 6 mesi negli Stati Uniti, e 6 mesi a Londra. E quindi un'attività proprio di prevenzione di quello che è un fenomeno chiamato spopolamento dei piccoli centri. Sì, quindi questo filo d'Arianna, Antonella, della seta. Fa un po' da filo conduttore a questa vostra iniziativa. Quello è il nostro obiettivo. Cioè, siamo partiti da lì, poi da lì comunque abbiamo fatto tante altre cose che forse all'inizio nemmeno ci aspettavamo di fare tutto questo, però siamo partiti latte di Doria Mangiano. Sì, ma infatti diciamo che è stata un input, una partenza, il fatto della seta, che sicuramente è qualcosa di straordinario. È una cosa che a Mendicino si faceva già da tanti anni fa, sì, e quindi speriamo di riprenderlo, speriamo di far vedere a questi ragazzi delle scuole che vedono il bozzolo e non riescono a capire, a capacitarsi, così come non riuscivo a capirlo io prima di scoprire come si faceva, come si fa da quello a poi a fare un tessuto di seta che è qualcosa di straordinario, quindi la curiosità di vedere il procedimento, tutto il processo che c'è dietro, il telaio a casa. E a Mendicino c'è una filanda, c'è una filanda, e a Mendicino nel 1850 contava 140 filande regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, era una realtà floridissima. E avevamo questo viaggiatore francese che ha lasciato, che era un intermediario di Giuseppe Campagna, del signor Otto Locale, che commerciava la seta, ed veniva dalla Francia con scalo a Napoli e si fermava a Mendicino e fece un dipinto di uno scorcio del paese molto bello, ed è il Baedeker, praticamente la macchina fotografica dell'epoca, e questo testimonia proprio la ricchezza del posto. Oltretutto era un paese che non ha conosciuto il latifondo, il grande piazzamento di terreno, tant'è che ha avuto un'immigrazione interna di paesi del nord della Calabria verso le terre. C'era il contratto di mezzadria per cui i contadini potevano accedere a dei piccoli pezzi di terra e quindi avere un modesto reddito di sopravvivenza. Tutta la provincia di Cosenza, sì. Per fortuna. Sì, esatto, ha questa caratteristica. Bene, quindi se ha la capacità di tenere i prezzi bassi e quindi competitivi rispetto ad altre regioni, uniamo la capacità di raccontare bene la Calabria, così come lo fanno Lucia ed Antonella, veramente potremo fare qualcosa perché questo tanto invocato turismo diventi il volano della nostra economia. Nel frattempo noi forse abbiamo un po' di fame a questo punto, perché anche questa trasmissione è molto lunga, è stata lunga la preparazione, l'attesa di alcune persone alla mia destra. Voleva evitare l'Alexio di ma noi siamo abituati, perché siamo persone che non vivono di solo pane ma anche di tanti panini. Lucia sicuramente, perché è abituata alle escursioni, avrà portato con sé il panino. Io ne ho ancora conservato, deve essere per forza di seta comunque. Innanzitutto io ho portato vediamo questa borsa, perché c'è la nostra guida Francesco La Carbonara, che è guida ufficiale del Parco del Pollino, nonché guida ambientale escursionistica. Parco del Pollino, per il quale in questi giorni si stanno raccogliendo le firme per farlo diventare patrimonio dell'UNESCO. È bellissimo, noi ce l'abbiamo. Firmate se non lo avete ancora fatto. Sempre se non mi danno fuoco. Questo è il panino della guida, perché primo piano sul panino della guida, vi faccio vedere la classica la lacrimuccia. Allora, questa è la classica pezzata. Ci sono pure due fiorini, ci beh, sono. Credo che però questa è la classica pezzata che si faceva, scusatemi, il pane imbottito la mattina, lo preparava pubblicità, patate fritte in bacchiuse e peperoni. No. Zucchine e cipolle, quindi chi vuole? Io subito. Io ho portato associazione Trick Track, ricordatelo, patate
Pane scavato, patate, bacchiuse, zucchine, peperoni e cipolla. Io che volete di più dalla vita? Ho portato io un panino un pochino più modesto. Ah, ce n'è un altro! Sì, questo è per me, non insomma, per le ragazze. Questo è della guida. Ma pure io sono guida del... Vai. No, il pane naturalmente di Mendicino, perché abbiamo dei buoni forni. Le uova sono tutte a chilometro zero, sono le galline nostre. Pure noi abbiamo una galline. È tutto a chilometro zero. Tant'è che vogliamo aprire un biobistrò temporaneo, vorremmo sperimentare questa cosa lungo il fiume dei Valloni e fare anche lì una piccola spiaggetta per chi volesse venire ad agosto. Io mi prenoto. Questo è il panino con la frittata. Con la panino e frittata. Grazie. Paolo Panelli, Paolo Panelliano memoria. Io direi di sfumare. Questo si taglia. Romanticissimo quadretto. Questo si taglia, si fa togliere così. Ed è così, le preferisco le mani. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Nel ricordarvi alcuni numeri utili, noi ci salutiamo e vi ricordiamo, mi raccomando, non abbandonate gli animali, non abbandonate le persone, la vita e soprattutto non abbandonate il vostro territorio, perché anche questa può essere vacanza. Cercate di viverlo appieno. Chi abbandona l'animale è un gran figlio di... Vabbè, alcune persone potete anche abbandonarlo. Magari non abbandonate prima dell'estate l'animale, abbandonate la ragazza. O andate magari dove si può portare anche un animale. Se proprio. Se non andate in campeggio, ad esempio, in campeggio. Non ce lo perdete il cane in campeggio, per carità di Dio. Ma è lontano da posti frequentati da... Esatto. Portatevi un pesce al mare. E soprattutto non abbandonate le galline. Mai. Perché gallina vecchia. Vabbè, sono utili. Non lo so, a me non mi piacciono le galline. Ma anche loro sono molto utili perché danno tanto amore. Quindi augurandovi buone vacanze, buona estate, noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Buone vacanze, buone vacanze. Buone vacanze a tutti. Ciao Drilli.